Buonasera a tutti, grazie che siete venuti questa sera, anche perché i consigli a cui partecipiamo sono molto meno pieni di gente. Innanzitutto un benvenuto a tutti voi. Infatti nei nostri consigli soffriamo molto di freddo, invece qua c'è un ambiente molto caldo. E personalmente penso, a nome di tutti i consiglieri, questa serata ci riconcilia un po' con la politica, sindaco e sindaco. Ci riconcilia un po' con la politica perché vediamo che quando c'è attenzione, e attenzione ai problemi reali della gente partecipa ed è presente. Quindi e questo è l'unico compito che noi attualmente possiamo fare, anche perché in tempi di spending review, di problemi di assoluti, non si capisce ancora che dobbiamo pagare l'IMU, la IURC, la TARSU, eccetera eccetera, questo modo è la cosa migliore che ci riconcilia, come dicevo, con la politica. Per quanto riguarda questa problematica, tutto è stato detto dai miei più illustri anche predecessori che hanno parlato prima. Io voglio solo raccontare degli episodi, tanto per fare capire che secondo me, oltre a un fatto meramente legale, quella centrale si scontra con il buon senso, ragazzi, si scontra veramente con il buon senso. Non ha senso avere una centrale in un ente parco, è una cosa molto semplice. Se uno fa una scelta da una parte, non può naturalmente sposare, avere la moglie ubriaca e la botte piena. Quindi fare questo tipo di scelta è talmente deleterio. Oltre al buon senso, vi voglio raccontare anche se mi reputo giovane, ma ho cominciato a fare politica da bambino, e partecipavamo con i giovani popolari, avevamo chiesto all'ente parco l'installazione dei cestini in montagna, in località Pedarreto. Loro ci bocciarono questa proposta perché nella domanda allegata mancava la fotografia del cestino. Quindi noi ci fecero fare cestino. Stranamente la fotografia manca, ma possono attivare una centrale che veramente è una cosa vergognosa. Concludo dicendo che mancava la fotografia, effettivamente. Concludo dicendo che non sono molto d'accordo con il vice sindaco di Viggianello quando dice dobbiamo uscire dal parco. Assolutamente noi nel parco ci dobbiamo entrare, perché nel parco non ci siamo mai stati. È una cosa, è uscire dal parco significa dare la vinta a loro. Noi ci dobbiamo entrare, quindi armiamoci noi. Il problema, perché uscendo facciamo comandare loro e vinceranno sempre loro. Noi non dobbiamo, io non sono d'accordo su questa cosa. Comunque grazie ancora per la vostra presenza e passo la parola al sindaco. Grazie.